infettivologo, esperti, tecnici della sicurezza, colloquio con i docenti, un'iniziativa della FLC che ha coinvolto i protagonisti principali della scuola siracusana, impegnati in questi giorni a prevenire i contagi da Covid. Ce la stiamo mettendo tutta, siamo impegnati nel rispetto di tutte le regole, di tutti i DPCM, di tutti i regolamenti d'istituto e attenti pure a tutti gli avvisi che arrivano dalle autorità locali, che non sono sempre uguali da comune a comune e da scuola a scuola. Ci stiamo impegnando, è una sfida grande, una sfida importante, una sfida che ci coinvolge in una maniera particolarmente intensa. Se lei volesse fare un attimo una fotografia della scuola siracusana oggi a proposito delle misure di contenimento, che fotografia emerge? Direi che le scuole nella provincia di Siracusa sono gestite da eroi, perché i presidi, ex presidi, dirigenti scolastici sono dei veri eroi in prima linea nel difendere la sicurezza e tutelare la salute non solo dei lavoratori e quindi della comunità educante, ma principalmente degli alunni che frequentano le scuole. Si sono impegnate, si impegnano, mettono impegno, sacrificio, salute, la loro stessa salute a repentaglio, perché il diritto allo studio nella provincia di Siracusa sia garantito e sia tutelato per tutti. E io spezzo una lancia, lo ripeto, a nome di queste persone che indefessi continuano a lavorare, perché noi tutti abbiamo il diritto allo studio. Quali sono le maggiori preoccupazioni dei presidi, dei docenti? Le maggiori preoccupazioni sono indotte dal telefono senza fili, di false notizie che arrivano su situazioni di salute di alunni o di insegnanti che sono venuti a contatto con... Purtroppo noi ci dobbiamo basare su cose concrete, non sul sentito dire o su mi hanno raccontato. Quando l'ASP invia al dirigente la notizia di un caso positivo di Covid, eccetera, allora in quel caso si attivano tutte le procedure di difesa sia degli studenti sia della comunità educante per tutelare la salute di tutti. Ma loro vivono purtroppo di queste ragionamenti di pancia legati al sentito dire. Ecco perché sono dei veri eroi, perché tengono dritto l'angolo di barra e mantengono la scuola nella sua eccezione. Qualche circostanza è emerso anche che proprio per la carenza di fondi e di dotazione delle scuole è difficile fare la sanificazione delle aule, è capitato? Perché la scuola è fatta di gente seria, di collaboratori scolastici che poi alla fine hanno una coscienza e che si impegnano nel risolvere queste carenze che si possono verificare per cose magari un po' più grandi di loro, ma loro con il loro impegno, con il loro coraggio, con la loro forza riescono a sopperire anche a queste manchevolezze. È chiaro che questo non deve essere un'abitudine, deve essere un'emergenza nell'emergenza, e devo dire che la gente seria a scuola ce n'è. Non è sempre così denigrante o così finti benismi, ma c'è gente che veramente si impegna e poi nel momento del bisogno comunque sono presenti. Quindi diciamo che non facciamo dell'erba tutto un fascio.